L'attesissimo bonus da 200 euro, stanziato dal governo Draghi come misura per attenuare la perdita di potere d'acquisto degli italiani, non arriverà affatto automaticamente in busta paga. Palazzo Chigi aveva fatto sapere che i lavoratori dipendenti non avrebbero dovuto presentare domanda per ottenerlo. E invece la norma prevede un'autodichiarazione da consegnare obbligatoriamente al proprio datore di lavoro, pena la mancata erogazione del sussidio. Obbligo da cui sono però esclusi gli statali. Per capire meglio cosa è successo, ne abbiamo parlato proprio con gli esperti che hanno scoperto il cavillo. Voi avete analizzato la norma e avete scoperto che non è proprio così, è vero? Assolutamente. Si va all'articolo 31, al primo comma, dove si parla di lavoratori subordinati e si parla di un diritto automatico, no? Ma questo automatismo è vincolato da una dichiarazione. Non per niente il comma 1 lo precisava fin dall'inizio, precisando tale indennità riconosciuta in via automatica previa dichiarazione. Questo cosa vuol dire? Che il lavoratore deve consegnare una dichiarazione al suo datore di lavoro, all'interno del quale è specificato, come precisato nel comma 1 dell'articolo 31, che non percepisce il bonus 200 euro come pensionato o come percettore di reddito di cittadinanza. Viene riconosciuto dal datore di lavoro e poi il datore di lavoro lo compensa, no? Quindi è solo un'anticipazione da parte del datore di lavoro. A tutti gli altri soggetti viene erogato dall'INPS. Secondo noi il bonus 200 euro rappresenta una prima risposta all'inflazione che si è impennata e che rischia di erodere il potere d'acquisto di salari e pensioni. Serve ora una misura. I 200 euro sono un palliativo. Molti precari rischiano di non avere questo bonus. E poi 200 euro al mese, una volta, una tantum, sono troppo poche. Servirebbe un intervento strutturale. Per mitigare l'impatto violento dell'inflazione, il governo Draghi sta preparando anche un nuovo taglio del cuneo fiscale, che nelle intenzioni di Palazzo Chigi sarà però soltanto temporaneo. Innanzitutto non si pagano i lavoratori pensionati in cunei. Siamo invece per un taglio strutturale delle imposte attraverso magari l'aumento delle detrazioni, rimodulando l'IRPEF su lavoratori e pensionati. Insomma, si possono fare tante cose. La cosa importante però è che queste misure siano eque e siano fatte in modo progressivo.